Buongiorno a te, nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiani e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il mercoledì 31 di marzo del 2021, quindi l'ultima giornata di questo mese. Noi leggeremo un altro capitolo della Parola di Dio. Abbiamo appena incominciato durante questa settimana il libro dei Numeri. Non daremo i numeri, ma leggeremo il libro dei Numeri, che in effetti è la traiettoria del popolo di Dio dopo 2 anni nella Sinai, quando il Signore prende questo popolo e li porta in un viaggio che è durato circa 38 anni durante il percorso nel deserto. Quindi molte cose accadranno in questo periodo. Durante questa giornata noi leggeremo il capitolo di numero 3. Quindi ripeto, noi leggeremo Numeri capitolo 3. Dice così la parola del Signore: questi sono i discendenti di Aarone, di Mosè, al tempo in cui il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai. Questi sono i nomi dei figli di Aarone: Nadab, il primogenito, Abiù, Eleazar e Itamar. Questi sono i nomi dei figli di Aarone che ricevettero l'unzione come sacerdoti e furono consacrati per esercitare il sacerdozio. Nadab e Abiù morirono davanti al Signore quando gli offrirono fuoco estraneo nel deserto del Sinai. Essi non avevano figli ed Eleazar e Itamar esercitarono il sacerdozio in presenza di Aarone, loro padre. Il Signore disse a Mosè: fa avvicinare la tribù di Levi e mettela a disposizione del sacerdote Aarone affinché sia al suo servizio. Essi avranno la cura di tutto ciò che è affidato a lui e a tutta la comunità davanti alla tenda di convegno, e faranno così il servizio del tabernacolo. Avranno cura di tutti gli utensili della tenda di convegno e di quanto è affidato ai figli di Israele, e faranno così il servizio del tabernacolo. Tu darai i leviti ad Aarone e ai suoi figli tra i figli di Israele. Sono essi quelli che si dedicheranno completamente al suo servizio. Tu stabilirai Aarone e i suoi figli perché esercitano le funzioni del loro sacerdozio. L'estraneo che si accosterà all'altare sarà messo a morte. Il Signore disse a Mosè: ecco, tra i figli di Israele io ho preso i leviti al posto di ogni primogenito che nasce da donna israelita. I leviti saranno i miei. Poiché ogni primogenito è mio, il giorno in cui colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, io mi consacrai tutti i primi parti in Israele, tanto degli uomini quanto degli animali, saranno i miei. Io sono il Signore. Il Signore parlò a Mosè nel deserto del Sinai e disse: fa il censimento dei figli di Levi, secondo la discendenza paterna, secondo le loro famiglie. Farà il censimento di tutti i maschi dall'età di 1 mese in su. E Mosè ne fece il censimento secondo l'ordine del Signore, come gli era stato comandato di fare. Questi sono i nomi dei figli di Levi: Gerson, Keat e Merari. Questi sono i nomi dei figli di Gerson, secondo le loro famiglie: Libni e Simei. I figli di Keat, secondo le loro famiglie, sono Amram, Izear, Hebron e Uziel. I figli di Merari, secondo le loro famiglie, sono Mali e Musi. Queste sono le famiglie dei Leviti, secondo la discendenza paterna. Da Gerson discendono la famiglia di Libiniti e la famiglia dei Simeiti, che formano le famiglie dei Gersoniti, quelli dei quali fu fatto il censimento contando tutti i maschi dall'età di 1 mese in su, furono 7.500. Le famiglie dei Gersoniti avevano il campo dietro il tabernacolo a occidente. Il capo della famiglia dei Gersoniti era Eliasaf, figlio di Lael. Per quel che concerne la tenda di convegno, i figli di Gerson dovevano aver cura del tabernacolo e della tenda, della sua coperta, della sua portiera, all'ingresso della tenda di convegno.
delle tele del cortile e della portiera dell'ingresso del cortile, tutto intorno al tabernacolo e all'altare e dei suoi cordami per tutto il servizio del tabernacolo. Da Cheat discendono la famiglia dei Amramiti, la famiglia delle Isearite e la famiglia degli Ebroniti e la famiglia degli Uzeeliti, che formano le famiglie dei Cheatiti. Contando tutti i maschi dall'età di un mese in su, furono 8.600 incaricati della cura del santuario. Le famiglie dei figli di Cheat avevano il campo al lato meridionale del tabernacolo. Il capo della famiglia dei Cheatiti era Elisafan, figlio di Uziel. Alle loro cure erano affidate l'arca, la tavola, il candelabro, gli altari e gli utensili del santuario, con i quali si fa il servizio, il velo e tutto ciò che si riferisce al servizio del santuario. Il primo dei capi dei Leviti era Eleazar, figlio del sacerdote Aarone. Egli aveva la sorveglianza di quelli che erano incaricati della cura del santuario. Da Merari discendono la famiglia dei Maliti e la famiglia dei Musiti, che formano le famiglie di Merari. Quelli di cui si fece censimento contando tutti i maschi dall'età di un mese in su furono 6.200. Il capo delle famiglie discendenti di Merari era Suriel, figlio di Abiail. Essi avevano il campo dal lato settentrionale del tabernacolo. Alle cure dei figli di Merari furono affidate le assi del tabernacolo, le sue traverse, le sue colonne e le loro basi, tutti i suoi utensili e tutto ciò che si riferisce al servizio del tabernacolo. Le colonne del cortile tutto intorno, le loro basi, i loro picchetti e i loro cordame. Sul davanti del tabernacolo a oriente, di fronte alla tenda di convegno, verso il sol levante, avevano l'accampamento Mosè, Aarone e i suoi figli. Essi avevano la cura del santuario per i figli di Israele. L'estraneo che vi si fosse accostato sarebbe stato messo a morte. Tutti i leviti di cui Mosè ed Aarone fecero il censimento secondo le loro famiglie per ordini del Signore, tutti i maschi dall'età di un mese in su furono 22.000. Il Signore disse a Mosè: fa il censimento di tutti i primogeniti, maschi tra i figli di Israele dall'età di un mese in su, fa il conto dei loro nomi. Prenderai i leviti per me? Io sono il Signore. Invece di tutti i primogeniti dei figli di Israele e il bestiame dei leviti al posto dei primi parti del bestiame a degli israeliti. Mosè fece il censimento di tutti i primogeniti tra i figli di Israele secondo l'ordine che il Signore gli aveva dato. Tutti i primogeniti maschi di cui si fece il censimento contando i nomi dall'età di un mese in su furono 22.273. Il Signore disse a Mosè: prendi i leviti al posto di tutti i primogeniti dei figli di Israele e il bestiame dei leviti al posto del loro bestiame. I leviti saranno miei, io sono il Signore. Per il riscatto dei 273 primogeniti dei figli di Israele che superano il numero dei leviti, prenderai 5 sicli a testa, li prenderai secondo il ciclo del santuario, che è di 20 gere. Darai il denaro ad Aarone e ai suoi figli per il riscatto di quelli che superano il numero dei leviti. Mosè prese il denaro per il riscatto di quelli che superavano il numero dei primogeniti riscattati dai leviti. Prese il denaro dai primogeniti dei figli di Israele, 1365 sicli, secondo il ciclo del santuario. Mosè diede il denaro del riscatto ad Aarone e ai suoi figli, secondo l'ordine del Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Parola
del Signore. Quindi in questo mercoledì noi abbiamo appena finito la lettura del capitolo 3 di Numeri. Domani noi continueremo la parola di Dio, noi leggeremo il capitolo 4 e io non vedo l'ora. Però nel frattempo io ti do un fortissimo abbraccio, un santo bacio, augurandomi che la grazia del Signore stia nella tua vita e che tu possa vivere questa giornata sapendo che il Signore ha un proposito ben preciso per la tua vita nel nome di Gesù. Dio ti benedica. Metti un like e condividi.